Abbiamo 4-5 appuntamenti per questa occasione, per noi molto importante, ma importante anche per la città di Pesaro. Il prossimo sarà proprio sabato 18 al Santuario della Madonna delle Grazie, in cui ci sarà la presentazione del concerto con la messa di incoronazione di Mozart per solisti, coro e orchestra. E poi successivamente il 28 di dicembre un altro bel programma che è un programma di musica argentina, Misa Criolla e Navidad Nuestra, dell'autore argentino Ramirez, con il coro, con i solisti e con un gruppo folcloristico argentino. E ci sono state tante collaborazioni con personaggi illustri di questi 25 anni, alcuni sono anche premi Oscar come Bacalov, che è autore del Postino, della colonna sonora del Postino, con cui abbiamo collaborato, che ha diretto il coro a Milano. E l'ultima collaborazione di cui veramente andiamo proprio fieri è quella con il maestro Ezio Bosso, con il quale abbiamo collaborato, ma ci sono stati dei progetti e uno degli ultimi è stata la trasmissione che è andata in onda su Rai 3 proprio il giorno di Natale 2 anni fa. C'erano davvero dei programmi, dei progetti di cui lui ci parlava, che poi la pandemia e purtroppo la sua scomparsa hanno chiuso completamente, e questo ci dispiace perché era davvero un grande personaggio. Questo è stato un grande onore per noi, un grande orgoglio, però contemporaneamente un grande dispiacere per averlo perso. Noi abbiamo intanto così un episodio ha aperto tanti spazi che prima non avevano non erano luoghi in cui si presentavano dei concerti, per esempio a Villa Caprile, dove era iniziato il ROF con l'arena di Villa Caprile, tanti cortili nella nostra città hanno visto la presenza del coro per i concerti. Poi la partecipazione a molte manifestazioni pesaresi e soprattutto due importanti stagioni che noi abbiamo organizzato negli anni, l'estate musicale pesarese e i concerti del Filarmonico. E questa edizione, che è la 25esima, l'abbiamo ripristinata appunto dopo 2 anni di pandemia in occasione di questo 25esimo di fondazione.